Grazie alla Presidenza, grazie al Consiglio, grazie ad ognuno di voi eclisti qui presenti, grazie ai vostri circoli, grazie a nome dei Vescovi con i quali collaborate, grazie a livello nazionale per tutto l'impegno che insieme con la Chiesa italiana state mettendo in diverse iniziative, in particolare al reddito di inclusione sociale, come citava già il Presidente, con la Caritas. Grazie per il policoro che in molte diocesi del centro-sud è presente con un impegno costante a favore dei giovani. Grazie infine perché alcuni di voi sono all'interno degli uffici di pastorale sociale con il loro impegno. Qualcuno mi ha salutato dicendo: sono il direttore dell'ufficio di pastorale sociale, sono un aclista qui presente. Gli uffici di pastorale sociale del lavoro che io rappresento sono 228, così come sono le diocesi nel nostro paese. E quindi quello che io sono qui a fare è rinnovare la reciproca conoscenza, l'amicizia e la collaborazione. In questo senso il tema del vostro congresso, Niente paura, con le ACLI attraversiamo il cambiamento, mi porta a fare delle considerazioni generali. Perché se dobbiamo attraversare il cambiamento, il problema è verso dove, da dove veniamo. Noi viviamo nella transizione economico-sociale determinata da una fase della cosiddetta globalizzazione. A partire dalla fine di un ciclo di economia espansiva vissuta dall'89 al 2007, dove siamo? Siamo oggi immersi in una specie di metamorfosi, un esodo i cui esiti possono essere molto diversi. Oggi però possiamo dire con certezza che non ritorneremo al punto di prima della crisi, anzi, che questo non è neanche desiderabile. E allora, se chi pensava che allegramente consumando saremmo andati verso il futuro, oggi sembra propendere verso un rinsavimento, forse non dovremmo farlo anche noi? Voi sapete che tutto questo nasce da un famoso articolo dell'Harvard Business Review degli anni 60. Quell'articolo diceva che bisognava trasformare ogni bisogno in un desiderio e questo desiderio doveva essere comprabile, consumabile. Allora, oggi stiamo ancora andando verso questo? Il consumerismo, frutto della stretta alleanza finanza e consumi, è ancora quello che appunto vedeva nell'oceano una corrente che spingeva da dietro tutte le barche e che deve invece fare oggi con un mare, con un'imbarcazione che nel mare naviga appunto in mare aperto e con diverse procelle e quindi non sappiamo quando e come si stabilizzerà quel mare? Io credo che non possiamo nasconderci in chiave analitica nella reiterata mass mediologica contrapposizione tra la categoria dei gufi, antagonista a quella delle aquile, perché il problema è dove stanno andando le aquile, pensano di tornare indietro a quel tipo di modello che appunto negli anni 60 è stato vincente. Mi sembra che l'orientamento del nostro paese oggi ci ponga delle domande radicali, sono già state presentate qui. Naturalmente questi 4 milioni di poveri, di cui 1 milione sono bambini in povertà assoluta, e quindi toccano il 7% della popolazione questa povertà. Il calo demografico ci prospetta una povertà di futuro. In un'Italia in cui gli ultra 65 anni costituiranno presto il 60% della popolazione. Si pensi ad esempio al fenomeno della solitudine sociale. Il 45% delle famiglie a Milano è costituito da famiglie unifamiliari, il 30% a livello nazionale. Sappiamo bene che in certe regioni la disoccupazione è sopra il 50%. Oggi allora è necessario un rinnovato sguardo. Oggi che il Papa riceve di fronte ai capi di Stato d'Europa il premio Carlo Magno, oggi ci vengono in mente le parole di Papa Francesco che diceva che di Papa Benedetto, che diceva che la ragione positivista
si presenta in modo esclusivista e non è in grado di percepire qualcosa che è al di là di ciò che è funzionale e che assomiglia questo agli edifici di cemento armato senza finestre, in cui ci diamo il clima e la luce da soli e non vogliamo più riceverle ambedue le cose dal mondo vasto di Dio. E sì, questo lo diceva Papa Benedetto nel 2011. La nostra Europa è ancora questo, un edificio di cemento armato senza finestre, in cui ci diamo il clima e la luce da soli? Mi pare di no. Mi pare che la visita di Papa Francesco a Lesbo ci dice che la storia europea occidentale è a un bivio assoluto dal quale non si tornerà indietro. Altro che ritorno alla Business Harvard Review. Altro che questo. E quindi il nostro è un tempo interrogativo che non può più sposare in un unico modello economico consolidato, quello turbocapitalista, in modo acritico o e senza cercare un ripensamento radicale. Papa Francesco ci diceva a Firenze, e questo secondo me è il fine verso dove stiamo andando, si può dire che oggi non viviamo un'epoca di cambiamento, quanto un cambiamento d'epoca. Un cambiamento che richiede una visione nuova, dettata dalla fedeltà alla memoria, certo, ma anche all'imprevedibilità, che ci ricorda il tema della Pasqua di Resurrezione che stiamo vivendo. Quindi che cosa possiamo portare a contributo come cristiani in questo cambiamento d'epoca? Certamente quello che sembra più importante è mettere al centro l'incontro che interpella e cambia, diventando forza coinvolgente e produttiva. Incontro con chi necessita del nostro aiuto e che ci ricorda il dato antropologico fondamentale. Tutti necessitiamo della relazione per essere pienamente noi stessi. Noi siamo ciò che gli altri ci fanno essere. E Dio parla di questo ad ogni credente che è in noi, dentro la circostanza. E allora noi oggi viviamo il potere trasformante dell'incontro. Andiamo verso questo, attraversiamo la nostra paura insieme per andare verso l'incontro. È il tempo dell'incontro con culture, religioni, povertà che trasformano e che interpellano. È questa l'ecologia integrale del Laudato Si. E questo deve essere l'orizzonte allora del nostro impegno. Però tutto questo porta a riconsiderare quanto già dicevo prima. Il tema del senso del nostro futuro deve oggi andare oltre il consumo. Naturalmente senza demonizzarlo, però dobbiamo rifiutarci di essere oche nutrite come un foie gras. L'ingozzamento del consumo non funziona più, non ha più senso, e quindi dobbiamo ripensare fortemente a quello che dovrebbe essere l'altro modo di intendere il nostro rapporto, e cioè il mettere fuori, il portar fuori, più che non appunto l'ingozzarsi, il mettere dentro. E in questo senso quindi lo scambio è terminato fra finanza e consumo. E di questo senso dobbiamo rendere atto secondo logiche che ci sono già presenti, coltivando questi germi di cambiamento. Ci sono infatti imprese e politiche positive, esistono quelle che includono la rigenerazione dal basso, attraverso la partecipazione, la sussidiarietà circolare, cioè imprese, terzo settore e realtà di amministrazioni oculate. Esiste la democrazia partecipativa o deliberativa, che dir si voglia, e che è richiesta e di cui la Chiesa nei nostri territori viene riconosciuto come punto di aggregazione, come collante. Ecco, di questa democrazia deliberativa vorrei che parlassero di più le ACLI. Capisco che loro sono legate alla democrazia rappresentativa, ma forse rispetto al cambiamento d'epoca bisogna pensare in modo più innovativo. E questa è anche una proposta che faccio a tutti voi. Ripensare i modelli di democrazia non è sbagliato. E questo vale anche in diversi campi. Però ecco, qui include il mio discorso, e mi avvio naturalmente verso la conclusione. Dice il Papa nella Laudato Si, non basta conciliare in una via di mezzo la cura per la natura con la rendita finanziaria o la conservazione dell'ambiente con il progresso.
su questo tema le vie di mezzo sono solo un piccolo ritardo nel disastro. Semplicemente si tratta di ridefinire il progresso. Uno sviluppo e tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore e una qualità di vita integralmente superiore non può considerarsi progresso. Il discorso della crescita sostenibile diventa spesso un diversivo e un mezzo di giustificazione che assorbe valori di discorso ecologista all'interno però della logica, della finanza e della tecnocrazia, e la responsabilità sociale e ambientale delle imprese si riduce per lo più a una serie di azioni di marketing e di immagine. Leggete tutti con forza il numero 194 della Laudato Si, perché non si può attraversare la paura se non si sa dove si va. E detto questo, allora, è chiaro che siccome noi non vogliamo essere oche de foie gras, ma vogliamo essere persone libere, tutto questo significa costruire un mondo nuovo. E allora tre sono, a mio avviso, le urgenze che come pastorale sociale del lavoro e naturalmente con il vostro aiuto vogliamo portare avanti. La prima è ripartire dal lavoro. Su questo è stato già detto molto dal Presidente, quindi io non mi soffermerò. Però il grande discorso che il Papa ha fatto alle Acri, che è sicuramente una pietra miliare, forse voi non ve ne rendete conto, ma sicuramente su questo discorso intorno al lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale si svolgerà la prossima settimana sociale dei cattolici a Torino nel 2017, nell'ottobre del 2017. Spero di avere le Acri presenti in forza per ricomprendere, ricapire un punto di forza. Quindi io su questo non ritorno, casomai nel mio discorso che lascerò ritroverete i punti che Papa Francesco ha trattato. Mi permetto invece qui di ricordare l'articolo 4 della Costituzione, anzi due articoli della Costituzione. L'articolo 4 della Costituzione è per me inderogabile, è forse quello più inattuato, dopo naturalmente le opinioni sono possibili qui, quindi perdonerete se non siete d'accordo. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività e una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Ecco, io mi aspetto da questo congresso che questo etet materiale e spirituale venga coniugato all'interno del tema del lavoro. Questo è il tema fondamentale per cui le ACLI esistono. Questo è il tema che i padri costituenti hanno voluto. Questa è la radice del vostro essere aclisti all'interno di questa nazione. Quindi riconsiderate con forza questo articolo della Costituzione, il Papa ve lo lascio meditare a parte, però questo articolo è fondamentale. E mi perdonerete un'altra citazione di un altro articolo che cito sempre, quindi qui qualcuno mi avrà già sentito, però secondo me l'articolo 46 della Costituzione deve diventare anche questo un punto di forza della vostra azione. Per questo, ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare nei modi e limiti stabiliti dalle leggi alla gestione delle aziende. Anche questa è dottrina sociale. Secondo punto di ripartenza, qui andrò più veloce, ripartire da un diverso modello di chiesa e di associazione. Il Papa diceva a Firenze, la società italiana si costruisce quando le sue diverse ricchezze culturali possono dialogare in modo costruttivo, quella popolare, quella accademica, quella giovanile, quella artistica, quella tecnologica, quella economica, quella politica, quella dei media. La Chiesa e quindi le ACLI siano fermento di dialogo, di incontro, di unità. Del resto, le nostre stesse formulazioni di fede sono frutto di un dialogo e di un incontro fra culture, comunità e istanze differenti. Non dobbiamo aver paura del dialogo. Il dialogo è fondamentale, è la chiave di volta del futuro, il metodo
con il quale noi affrontiamo il cambiamento e lo attraversiamo senza paura. E tutto questo allora deve diventare per noi un atteggiamento forte, affinché la Chiesa, con il matrimonio della dottrina sociale, come diceva sempre il Papa, sia tessuto connettivo del territorio. E qui ripropongo quello che ho già detto riguardo alla democrazia deliberativa e partecipativa. Questo è fondamentale, perché altrimenti la gente si disinnamorerà della politica, così come è successo, come sta succedendo e sempre di più. Una grande riflessione deve essere fatta sul fatto della mancanza di partecipazione al voto. Questo, a mio avviso, è una cosa che mi assilla personalmente e credo che debba assillare ognuno di voi. Ci deve essere un metodo e una modalità attraverso la quale la gente riconsideri la sua partecipazione. Io vi suggerisco questo, però può darsi che ce ne siano altri, alla vostra intelligenza il trovarlo. Infine, un'ultima cosa, ripartire da una società del rispetto reciproco. E qualche giorno fa, in un articolo all'interno di un giornale francese molto importante, Ossin Drouiche, vicepresidente della Conferenza degli Imam di Francia, scriveva una cosa molto importante sulla quale vi invito a riflettere. Diceva: purtroppo in Occidente e nel mondo islamico c'è una teoria del complotto, e questa è diventata un'arma fatale per le due situazioni. Da parte musulmana, l'idea di una manipolazione dei giovani musulmani. Lui parlava della Francia, ma io potrei parlare dell'Europa. E questa idea pretende che il mondo intero sia contro l'Islam e i musulmani. Perché alle volte guardarci come gli altri ci guardano sarebbe molto utile, invece di pretendere sempre di guardare noi con i nostri occhi gli altri. Gli altri ci guardano così, noi abbiamo un complotto verso di loro. Noi pensiamo che loro abbiano un complotto verso di noi. Secondo una logica per cui, questo imam diceva, bisogna, per la prima volta nella nostra storia, scriveva, abbiamo cittadini europei che si convertono alla battaglia e all'odio. Così è stata convertita una religione di pace e di amore. Il nostro lavoro è essenziale ed urgente. Possiamo accettare, scriveva, oggi che certi imam ripetano che Roma diventerà un giorno musulmana? Lo scriveva un musulmano questo. E noi dobbiamo quindi essere capaci di avere la volontà di guardare la realtà secondo un'ottica duplice, che è quella di convertire noi stessi e nello stesso tempo di andare contro questa idea sbagliata affinché veramente possiamo cambiare insieme. Questa è un'altra arma, quella appunto che abbiamo di poter per ad attraversare la paura. Concludo con un messaggio legato prima di tutto a tutti noi. Ed è quindi un messaggio legato agli acristi qui presenti, ai loro circoli, alla loro presenza sul territorio. C'è un numero della Evangelii Gaudium, il numero 31, che mi piace ricordare, dove si parla molto di popolo. Io avrei potuto anche qui parlare molto di popolo. Papa Francesco è molto legato a questo concetto, viene anche accusato, qualche volta irriso da parte di alcuni per questa sua forza intorno a questo concetto. Diceva il numero 31 che il vescovo alle volte deve essere davanti al popolo, deve essere in mezzo al popolo, ma alle volte deve seguire il popolo. La mia domanda agli acristi è: perché dovrebbe seguire il popolo delle Acli un vescovo? Perché? Quali proposte state facendo? Come laici, quali proposte state facendo ai nostri vescovi, che hanno bisogno di convertirci e di cambiare, come tutti abbiamo bisogno di convertirsi e di cambiare? Questa è una bella domanda che, ripeto, riguarda e va oltre il congresso, ma è che mi piace qui ricordare. In che senso la proposta fatta da ognuno di voi, secondo una logica naturalmente equilibrata e inclusiva, può essere oggi di aiuto a chi governa le nostre chiese? E l'ultima domanda, con una citazione importante che riguarda i futuri lavori di questo congresso. Diceva il Papa: vi raccomando anche in maniera speciale la capacità di dialogo e di incontro. Dialogare non è negoziare. Negoziare è cercare di ricavare la propria fetta della torta comune. Non è questo che intendo, ma è cercare il bene comune per tutti. Discutere insieme, oserei dire arrabbiarsi insieme, pensare alle soluzioni migliori per tutti. Molte volte l'incontro si trova coinvolto nel conflitto. Nel dialogo si dà il conflitto. È logico e prevedibile che sia così.
e non dobbiamo temerlo né ignorarlo, ma accettarlo, accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo. E allora anche il vostro congresso sia questo anello, anche nel momento in cui dibatterete, proporrete soluzioni, direte idee nuove, sappiate che l'ascolto della Chiesa nei vostri confronti è alto, e tutto quello che io qui cerco con molta umiltà di testimoniare con la mia presenza sarà quello di associarmi a qualunque esito avrà questo congresso con il vostro nuovo presidente o presidente che rimane tale, secondo la logica però della collaborazione e secondo questo sforzo immenso di costruire il bene del Paese. Grazie a voi tutti.